ciclo di trasmissioni promosso dal gruppo Piccola Industria di Confindustria Ravenna per analizzare i temi principali dell'economia del nostro territorio. L'argomento di questa puntata è particolarmente interessante, ma soprattutto importante perché riguarda la salute e il lavoro, una tematica alla quale le nostre aziende prestano molta attenzione e per la quale si sono sviluppati e sono cresciuti nel nostro territorio dei servizi particolarmente efficienti e specializzati. Per affrontare questo tema, salute e lavoro, appunto, abbiamo con noi oggi in studio la dottoressa Carla Arniani del Poliambulatorio Saba, che saluto, grazie di essere intervenuta, e l'amministratore unico del Centro Medico Fisios, il dottor Luciano Ferretti, e ringrazio anche lui per la sua presenza. Buonasera. Direi di introdurre l'argomento con una domanda alla dottoressa Arniani. Naturalmente, come si pone, qual è il compito del medico nei confronti delle aziende quando parliamo di salute e lavoro? Dunque, innanzitutto il medico competente deve essere visto come una figura di rilievo nell'azienda perché è un consulente del datore di lavoro. E, oltre ad essere un consulente del datore di lavoro, è una figura che deve tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questo non deve essere perso di vista perché spesso si fa l'errore di pensare che solo perché il medico viene pagato dall'azienda faccia l'interesse del datore di lavoro. In realtà non è così. O meglio, lo fa nel momento in cui tutela appunto la sicurezza e la salute delle persone che lavorano in quell'azienda. Il decreto 8108 ha recepito la 626 del 94 e ovviamente ha, come dire, ha modernizzato ed è attualizzato la medicina del lavoro. Perché? Perché innanzitutto ha stabilito quelli che sono i doveri del medico competente all'interno dell'azienda, cioè quello di fare la sorveglianza sanitaria, istituendo delle cartelle sanitarie mirate, soprattutto quello di istituire anche un protocollo sanitario specifico in base alle aziende in cui va ad operare, perché non dimentichiamoci che ogni azienda ha rischi diversi, per cui i protocolli sanitari devono essere mirati e non devono essere fatti a caso. Il medico visita i lavoratori almeno una volta all'anno, deve ovviamente dare una periodicità e fare, oltre alle visite, degli accertamenti appunto mirati alla tipologia di rischio. Oltre a questo, deve anche fare almeno una volta all'anno il sopralluogo negli ambienti di lavoro, e questa è una cosa fondamentale perché molto spesso, se si fidasse solo della valutazione dei rischi che viene fatta dai tecnici, potrebbe non vedere alcuni particolari di rilievo dal punto di vista sanitario. Detto ciò, alla fine dell'anno, una volta fatte le visite, una volta fatto uno, due o tre sopralluoghi, se le aziende sono molto grandi, strutturate o hanno più stabilimenti, sicuramente deve, diciamo così, relazionare al datore di lavoro, e lo fa nel momento in cui si fa la riunione periodica di fine anno, dove vengono messi in tavola tutti i risultati dell'anno che è passato, e ovviamente dove possono essere da parte del medico avanzate delle proposte per migliorare ovviamente sempre la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Questo passaggio può essere fatto a fine anno se non ci sono stati problemi nel corso dell'anno appunto di sorveglianza, altrimenti può essere fatto ogni volta che il medico avverte che sono successe delle cose, sono avvenute delle situazioni per cui è bene fermarsi un attimo, fare il punto e poi riprendere. Grazie dottoressa, abbiamo visto quindi questo ruolo di consulenza che svolge il medico in ambito aziendale. Ecco, invece quale supporto può fornire un centro come Fisios in tema di medicina del lavoro, dottor Ferretti? Fisios può fornire supporto ai medici e alle aziende ovviamente. Ci collochiamo come trade union, infatti, tra medico e azienda. Per il medico facciamo la parte di lavoro a lui più sgradita, ovviamente non è propria del suo lavoro, il medico è uno scienziato, il suo lavoro è prettamente scientifico, e tutta la parte burocratica non gli è particolarmente gradita. E chiaramente noi svolgiamo per il medico questo tipo di lavoro. Per l'azienda chiaramente forniamo quello che sono gli esami strumentali, il nostro personale paramedico fornisce audiometrie, spirometrie necessarie per il rischio per il rischio rumore o per il rischio polveri, così come forniamo tramite i nostri optometristi gli esami della vista, eccetera, prelievi ematici e altre cose di questo genere.
Poi qual è anche il nostro compito? Il nostro compito è quello di organizzare e coordinare appunto le visite, organizzare anche quello che sono le visite specialistiche richieste eventualmente dal medico competente per poter formulare un giudizio di idoneità specifico basato anche su consulenze esterne. Ecco, ci terrei a dire una cosa particolare su questo. Ora, quando il medico competente chiede una consulenza di un collega specialista, non è come noi abbiamo un dolore a un piede, andiamo dall'ortopedico e ci aspettiamo che l'ortopedico formuli una diagnosi e ci dia una cura. Il medico del lavoro ha bisogno di sapere se questo dolore al piede proviene da una lavorazione particolare della mansione del lavoratore ed eventualmente se può essere o meno adibito. Quindi noi ci occupiamo anche, diciamo, di tenere gli specialisti giusti e di portare l'informazione e la richiesta del medico del lavoro. Ecco. Oltre a questo, chiaramente forniamo una tenuta dello scadenziario, quindi avvisiamo l'azienda per quando i lavoratori dovranno essere avviati a visita. Qualunque cosa, insomma, tutto quello che riguarda la parte del medico e del datore di lavoro sulla legge 81 del 2008, noi insomma lo forniamo all'azienda tramite i nostri medici e i nostri tecnici. Benissimo, dottoressa Arniani, abbiamo visto una presenza costante del medico nell'azienda, abbiamo visto come ci sia un supporto da parte di chi svolge anche la parte più burocratica o fornisce materiale idoneo alla sicurezza sul lavoro, diciamo così. Ecco, ma l'azienda come vede la presenza del medico del lavoro? Come vive questo rapporto? Questa è una bella domanda. Ci sono aziende che subiscono la medicina del lavoro, nel senso che la fanno perché la legge li obbliga a farla. Altre aziende invece che la rendono più attiva, più come dire, parte della squadra. Ma perché questo? Perché è vero che la legge adesso impone la sorveglianza sanitaria. È giusto, deve essere fatto, perché il lavoratore va tutelato. In questi tempi, diciamo così, l'Italia sta vivendo sicuramente un momento di crisi dove le aziende sono in ginocchio ed effettivamente vedersi sovraccaricare di altri costi non è il massimo. Però è anche vero che capiscono, ci sono aziende, anzi addirittura, che accolgono il medico e gli ambulatori specialistici proprio come parte integrante del team della squadra, perché questi datori di lavoro, che io considero illuminati, riescono a capire che se fanno star bene i loro lavoratori, gli garantiscono una tutela, gli garantiscono dei controlli periodici, poi alla fine questi lavoratori effettivamente rendono meglio sul lavoro, lavorano anche più serenamente perché sanno che l'azienda non chiede a loro solo una prestazione, ma in cambio dà anche una tutela. Quindi secondo me è giusto che le aziende vedano il medico come parte della squadra, perché alla fine è un dare e un avere. Grazie, ci interrompiamo alcuni minuti perché la collega Federica Vandini ci porta un contributo filmato con un'intervista al dottor De Gasperi dello studio De Gasperi Orlandi. A fra poco. La situazione della salute sui luoghi di lavoro a Ravenna sicuramente è buona dal nostro osservatorio. Le nostre aziende e clienti partecipano bene alla collaborazione che è indispensabile per portare tutto il programma di sorveglianza sanitaria alla sua attuazione. Ci sono evidentemente dei grossi problemi, soprattutto nel rispetto delle periodicità delle visite, perché nel nostro comprensorio la percentuale di extracomunitari o comunque di lavoratori che arrivano da paesi dell'est è piuttosto alta e questi hanno una grossa mobilità. Questo rende molto difficile a volte al medico competente di mantenere delle periodicità precise sulle visite. Tuttavia la partecipazione è sicuramente attiva, nonostante tutti i problemi che le aziende hanno in questo momento, soprattutto in un comparto del lavoro come quello di Ravenna, in cui c'è una forbice molto aperta tra aziende molto piccole o quasi familiari e aziende invece di una almeno di una grandezza media, che evidentemente si rapportano nei confronti del mercato in un modo completamente diverso.
Abbiamo un buon ritorno anche di collaborazione con l'azienda sanitaria locale. È sempre più difficile fare il medico del lavoro, cioè non è più il lavoro di 12, 15, 20 anni fa. Con l'introduzione soprattutto del decreto legislativo 8108, però abbiamo avuto il vantaggio di, non lo dico in modo vessatorio, ma è un aiuto sicuramente importante per l'attuazione della legge, l'aiuto di un impianto sanzionatorio che ha convinto molti indecisi tra l'adeguamento alla normativa e non di scegliere la strada dell'adeguamento, perché evidentemente i controlli sono diventati più precisi. C'è sicuramente una grossa volontà anche di collaborazione da parte dell'azienda sanitaria locale nella comprensione di situazioni che possono essere magari un po' borderline, però tutto questo chiaramente ha portato ad una maggiore puntualità. I medici competenti sono chiamati chiaramente a fare un lavoro che è molto più ampio, come dicevo prima, di quello che si faceva alcuni anni fa. È necessaria un'informatizzazione delle cartelle sanitarie e questo ci dà la possibilità di essere puntuali nel rispetto delle scadenze e soprattutto nei rapporti con le aziende sanitarie locali. Il legislatore ci ha coinvolto in normative, controllo di alcol e tossicodipendenze, che sicuramente sono molto impegnative dal punto di vista della responsabilità anche del professionista. Tuttavia, tutte le volte che mi è capitato di dover confrontarmi poi con l'azienda sanitaria locale in situazioni anche di emergenza, ho sempre avuto un rapporto molto franco, molto aperto, molto schietto, e questo sicuramente agevola una attività che, come dicevo, è resa più complessa da un impianto normativo che 20 anni fa non esisteva. Se pensiamo solo che per anni e anni e anni questo paese si è andato avanti con il famoso DPR 300 e qualche cosa, che dava solamente delle indicazioni, adesso invece sono comparsi nuovi fattori di rischio normati, un'attività del medico competente che deve essere sempre più di collaborazione col datore di lavoro anche per la stesura dei documenti di valutazione dei rischi, per tutti gli aspetti della formazione che vedono il medico competente coinvolto nella scelta non solo degli argomenti ma anche nel loro sviluppo e quindi nel poter portare anche una totalità di informazione sanitaria ai lavoratori che precedentemente non ci era praticamente richiesta. Bene, di nuovo in studio dopo aver ascoltato l'intervista al dottor De Gasperi, torno dal dottor Ferretti di Physios per chiedergli quando è che l'azienda avverte l'esigenza di un intervento di un centro come il vostro. Questa esigenza sta aumentando in modo esponenziale, direi, in rapporto ai nuovi rischi che vengono introdotti appunto dalla legislazione. Più sono i rischi e più l'azienda chiaramente sente la necessità di qualcheduno che gli dia una mano in questo compito. Io direi che la necessità di un supporto è più alta in quelle aziende dove c'è maggior sensibilità verso la sicurezza e quindi verso la medicina del lavoro, la sicurezza sul lavoro. Ecco, ma lei avverte che da questo punto di vista si siano fatti passi in avanti importanti? Adesso pensiamo a livello di grandi, pensiamo al polo chimico, agli accordi che sono stati sottoscritti, c'è una maggior sensibilità, lei la avverte? Notevolmente, notevolmente. Allora, noi abbiamo cominciato la nostra avventura in medicina del lavoro già dagli anni 91-92, cavallo di questi anni. All'epoca si aveva a che fare con leggi, ricordo la 303 che è addirittura del 56, la 277, la prima, sì. No, non è la prima. La prima, se non ricordo il numero, comunque, no, è la 615, su questo comincia a parlare di amianto e di piombo, e quindi poi con la 277 invece si definiscono bene quelli che sono i rischi su queste due bestie nere della sicurezza e della salute dei lavoratori. E all'epoca ricordo che c'era un'ostilità molto maggiore, penso, di quello che ha trovato la dottoressa, di cui ci ha parlato poco fa la dottoressa per quanto riguarda la medicina del lavoro.
L'imprenditore, il datore di lavoro vedeva questo come un costo. Il lavoratore aveva molta diffidenza su questo, non venivano portati i DPI, eccetera. Poi, un po' alla volta, è cambiato il vento. È cambiato il vento perché il lavoratore ha cominciato a provare a mettere le cuffie, per esempio. Alla sera si è accorto che non aveva più quel fastidioso mal di testa. Ha cominciato a mettere la mascherina, si è accorto che tossiva un attimo di meno. E quindi questo chiaramente ha fatto modificare la fiducia verso la medicina del lavoro e verso questa legge. Credo però che il massimo della fiducia, della compliance, uso un termine medico, anche se non sono medico, verso la medicina del lavoro e quindi la sorveglianza sanitaria, sia arrivato per vittorie tipo quello, non so, sul piombo. Cioè, vale a dire, per anni il medico ha spinto verso le aziende facendo sapere al datore di lavoro, eccetera, che questo tipo di elemento era assolutamente dannoso per la salute, e gli lavoratori cosa hanno fatto? Gli imprenditori cosa hanno fatto? Hanno spinto i loro fornitori ad aumentare la ricerca per trovare nuovi prodotti che sostituissero questi cancerogeni, questi con effetti deleteri. Quindi infatti nella benzina non si usa più il piombo, in molte vernici non si usa più, insomma, e tutte queste cose. Io ho citato questo, ma ce ne sono tantissime altre, e quindi il vento è cambiato notevolmente. Bene, grazie dottor Ferretti. Ecco, naturalmente anche nel campo della medicina del lavoro, della sicurezza, della salute sul lavoro non si è mai arrivati a un punto definitivo, a un punto d'arrivo, la ricerca è continua, certo. Direi, no? Naturalmente, anche perché si presentano continuamente nuove tipologie di malattie, nuove situazioni alle quali far fronte. Ecco, un poliambulatorio come Saba, come collabora con l'azienda, come si muove? Dunque, il poliambulatorio Saba nasce già negli anni Ottanta e ha sicuramente avuto l'intelligenza di stare al passo coi tempi, proprio perché, come diceva Ferretti, che ha un poliambulatorio analogo, ha capito che l'azienda ha bisogno di essere servita. Servita in che senso? Deve essere sgravata della parte organizzativa che viene affidata alle ragazze, alle impiegate, che hanno la capacità di organizzare, grazie allo scadenziario delle visite, i sopralluoghi, eccetera. Può fornire supporto al medico nell'esecuzione degli esami integrativi come le audiometrie, le spirometrie, gli elettrocardiogrammi, che vengono rigorosamente refertati da un cardiologo, cioè non li vede solo il medico del lavoro, ma li vede anche il cardiologo. Questa è una cosa che a noi, certo, ci agroniamo molto. Poi ha un'equipe di infermieri e il laboratorio analisi, non ci dimentichiamo, abbiamo la possibilità di eseguire analisi internamente. Una delle socie del poliambulatorio è la direttrice del laboratorio analisi, e vengono eseguiti sia gli esami di routine che quelli specifici tossicologici, il monitoraggio di fine turno o di inizio turno, nonché i test droghe o il rilievo dei parametri per valutare l'abuso di alcol, come prevede la normativa moderna. Io devo dire che mi trovo molto bene come squadra, sono ragazzi affiatatissimi, e mi sento veramente servita e sgravata di molte, beghe, leggiamole tra virgolette, che non sono di competenza prettamente medica, sono più appunto organizzativa, e quindi mi sento di svolgere più serenamente il mio lavoro. Oltretutto c'è la possibilità da parte del poliambulatorio di tenere rapporti costanti con le aziende, perché a volte capita che magari, non so, il medico si trovi presso un'altra azienda e non riesce a prendere la telefonata, che magari invece è molto importante perché sta capitando un disguido in un'azienda, un problema, viene subito recepita dal collaboratorio, che non manca di avvertire il medico in modo tale che l'azienda possa essere subito servita. Inoltre, una cosa molto importante, perché oggi le aziende questo chiedono, la possibilità, l'elasticità di lavorare a qualunque orario. Cioè, noi non guardiamo all'orario classico di apertura, che ovviamente c'è d'ufficio, ma andiamo incontro all'azienda che magari ha bisogno di mandare in un cantiere la persona alle 6 di mattina, oppure la può mandare solo alle 7 di sera perché il cantiere finisce a quell'ora. Certo. E quindi la flessibilità, perché le aziende oggi chiedono questo, hanno bisogno di essere, io dico, coccolate, però se vogliamo far andare bene l'Italia ci vuole anche questo. Benissimo, con questo auspicio, con questo augurio, ringrazio la dottoressa Arniani, ringrazio il dottor Ferretti. Grazie. E le loro rispettive aziende, e do ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata.